che negli anni 60, con 10 milioni in meno di residenti, nascevano più del doppio dei bimbi che nascono ora. E allora si impone un'inversione di marcia, anche con rinnovate politiche fiscali, per far comprendere che un figlio non è un costo da evitare, ma una risorsa indispensabile di cui il Paese ha bisogno per restituire alla società l'innovazione, creatività, produttività, elementi essenziali per alimentare crescita e sviluppo. Con un'attenzione che non tutte le misure vanno nella stessa direzione. Mi riferisco per esempio a quest'ultimo accenno che è stato fatto al quoziente familiare. Se ci riferiamo al quoziente familiare, come classicamente in genere ci si riferisce all'esigenza di cumulare i redditi e dividerli per il numero dei componenti familiari, attenzione che si ottiene esattamente un risultato opposto, cioè un incentivo a far rientrare le donne in casa, abbandonare il lavoro per adempiere semplicemente al lavoro di cura dei propri figli. Come abbiamo visto, è una strada già percorsa e va nella direzione opposta a quella che auspichiamo. Più lavoro per le donne consentirà di aumentare la natalità, non il contrario. Grazie. Grazie onorevole Miotto, avverto che è stata testé presentata la mozione Rondini ed altri numero 1.175 che vertendo su materia analoga a quella trattata dalle mozioni all'ordine del giorno verrà svolta congiuntamente ed il relativo testo è in distribuzione. È iscritto ora a parlare il deputato Marco Rondini che illustrerà anche la sua mozione 1.175. Prego onorevole, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Un paese dove nascono sempre meno bambini, dove la popolazione inesorabilmente invecchia, mentre molti connazionali, se possono, abbandonano la propria terra, è un paese destinato al declino. E purtroppo la recente immagine fotografata dall'Istat conforta questa triste previsione.